Amici, vi racconto sempre parte delle mie esperienze. Sono una persona che sogna spesso, non sempre ricordo bene i miei sogni. Chiamiamoli sogni, tra virgolette, perché se ci documentiamo, nei libri o in internet, analizzando i sogni, analizzando la loro natura, vediamo, verifichiamo che non sono semplici sogni, non sono solamente fantasie, ma sono qualcosa di più. Quindi il sogno, da un punto di vista spirituale, sicuramente è da considerare una realtà da considerare, da prendere in considerazione e analizzare con un certo criterio, con una certa tranquillità anche, e vediamo appunto di analizzare più che il sogno questa volta una comunicazione che mi è arrivata telepaticamente poco dopo aver fatto un sogno. Vi spiego com'è successo. 2 giorni fa. Allora, oggi segniamo come data 31 agosto 2010, il messaggio è registrato in tarda serata e dunque il sogno l'ho fatto appunto 2 giorni fa di notte. Una cosa che mi succede di frequente è quella di mi sveglio la mattina tranquillamente, il sogno che ho fatto lo ricordo dopo 2-3 ore che sto facendo le mie mansioni. Mi viene in mente così all'improvviso, come se fosse appunto suggerito da qualcuno, o mandato come uno accende la radio o uno accende un segnale, arriva così e mi viene in mente di punto in bianco, paf! Stanotte ho sognato questo. Ecco, come mi capita spesso così. E dopo aver ricordato cosa ho combinato di notte, nel mio sogno o viaggio astrale o cambio dimensionale, se vogliamo chiamarlo anche così, che come definizione direi anche che è appropriata, cambio dimensionale. E dopo aver ricordato quello che è successo, quindi ero in collegamento con chi che me l'ha ricordato, con l'entità che ha cercato di ricordarmelo. Questa entità può essere anche, in determinati casi, il sé superiore, in questo caso il me superiore, il quale mi ha ricordato di agganciare un'informazione e anche più di una. Tralasciando i particolari del sogno, che non dico che non siano importanti, ma quello che mi incuriosisce, nel senso che vi incuriosirà anche di più a voi, la cosa un po' più importante è quello che mi è stato suggerito quando ero sveglio fisicamente, cioè in mattinata, nella mattinata. Ed è successo che telepaticamente, come nome di chi me l'ha suggerito, è la Pleiadiana, figlia di Ptah, che sarebbe questa Pleiadiana, viene definita da noi terrestri col nome di Semiase, e questa bella bionda, da come l'hanno descritta secondo le informazioni viste nella rete, mi ha detto che noi umani, quando sogniamo, in determinati casi, quindi quando noi sogniamo, quindi cambiamo dimensione, in determinati casi noi andiamo appunto in dimensioni particolari, incontriamo, e vi capiterà sicuramente anche a voi, di incontrare nei sogni personaggi a volte anche bizzarri, a volte simpatici, a volte strani. Parlo chiaramente di quegli eventi gradevoli o se comunque nelle loro stranezze non spiacevoli, ecco. E questi, appunto, incontrando altri esseri, questi esseri sono
sono degli esseri buoni per la pace che ci invitano, o siamo anche accordati a fare questo, a incontrarci in queste altre dimensioni appunto per fare come una scuola. Lo facciamo perché lo abbiamo scelto noi, in questo caso l'ho scelto io, di continuare a studiare, diciamo, a studiare per imparare dei messaggi, per imparare qualcosa di più che serve per la nostra missione. Cosa succede spesso quando poi ci svegliamo la mattina? Può capitare a molti di noi, e sottolineo l'anno 2010 perché questo è un anno importante per questo tipo di eventi, cioè si va in questa dimensione e si ha un'istruzione. Ecco, questa è una cosa che succede ultimamente, in particolare, si ha un'istruzione e cosa succede? Stavo dicendo che quando ci si sveglia può capitare che non ricordiamo neanche niente, proprio niente di niente. Noi abbiamo fatto l'esperienza nell'altra dimensione, diciamo che il nostro inconscio lo ricorda, quindi noi abbiamo imparato perché lo volevamo, perché abbiamo dato il consenso a farlo. Il consenso al maestro di insegnarci, ai nostri maestri, quindi noi abbiamo imparato qualcosa, spesso magari non ricordiamo, però la mettiamo in pratica anche senza saperlo, fa parte di una nostra missione, quindi non stiamo a preoccuparci se stiamo facendo giusti la nostra missione, chi sta seguendo un cammino spirituale oppure no, la faremo giusta secondo quello che abbiamo imparato. O sicuramente ci sono casi dove si ricorda qualcosa, però non sappiamo tradurre bene quello che abbiamo imparato. E comunque sia, lo abbiamo imparato. O se non tutto, qualcosa. E poi ogni lezione, chiamiamola lezione tra virgolette, nelle altre dimensioni si va, si impara, si ritorna e così via. E un po' alla volta per avanzare di evoluzione. Il messaggio quindi che ho dato adesso può essere un pochettino complesso, però penso che sia anche capibile. Ho cercato di rappresentarlo in un modo il più semplice possibile. Quindi a me fa piacere questa informazione, perché sapere di essere avvicinato o di avvicinarmi sempre a buoni maestri mi fa piacere perché io ci tengo ad andare avanti nel bene. Quindi buona missione a tutti.